Buonasera e benvenuti a questa rubrica di Legal che attraverso delle interviste intende approfondire degli argomenti di attualità nel mercato legale. Oggi parliamo di Jobs Act, che è poi il tema principale dell'ampio approfondimento che è stato pubblicato sul Legal di aprile. E ne parliamo con due esperti giuslavoristi, l'avvocato Angelo Zambelli di Grimaldi Studio Legale e Buonasera. l'avvocato Enrico Burzi-Ernutta di Burzi-Ernutta & Partners. Buonasera. Avvocato Zambelli, partiamo da lei e partiamo dall'ultima novità in tema di voucher. 17 marzo scorso, infatti, il Consiglio dei Ministri ha deciso di abolire questi voucher approvando questo decreto legge e ha deciso anche di modificare la disciplina sulla responsabilità solidale in materia di appalti. Quindi un po' si è fatto retromarcia su quelli che erano i due referendum indetti per decidere le sorti di questi istituti. Questo cosa ha determinato? Ha determinato un andamento ondivago, direi quasi schizofrenico, del legislatore che nelle ultime passate legislature i voucher erano un sistema di pagamento del lavoro cosiddetto accessorio o anche solo occasionale, introdotto dalla famosa legge Biagi nel 2003, che aveva vissuto un crescendo rossiniano che dal 2003 l'aveva portato fino al 2015, appunto con il Jobs Act, in una serie di successive liberalizzazioni e di ampliamenti non solo del mercato di riferimento, ma anche della retribuzione di riferimento nell'ambito dell'anno solare. Che cosa è successo? Che evidentemente a questa progressiva liberalizzazione si è determinato nel mercato un certo abuso dell'istituto e evidentemente la componente maggioritaria del sindacato, la CGIL, con i tre famosi quesiti referendari. Uno sulla tutele crescenti licenziamento e gli altri due su voucher e responsabilità solidale nel regime degli appalti, tentavano di contrastare questa, come dire, trend legislativo di liberalizzazione o di protezione nel caso del committente nelle situazioni di appalto. Che cosa è venuto meno? È venuta meno tutta la legislazione di riferimento e quindi di colpo il legislatore in una sorta di cortocircuito normativo ha abrogato tutto quello che aveva appena fatto e quindi ciò che era stata l'ultima, se vuole, lenzuolata di liberalizzazione che il sistema di voucher aveva vissuto col Jobs Act, di colpo è stata cancellata. Oggi tutta una serie di lavori o lavoretti, di situazioni che il lavoro accessorio comunque contribuiva a far emergere da un'economia sommersa, oggi non hanno una risposta, non hanno uno strumento, tant'è che adesso ci si sta avvertendo dell'emergenza, dell'esigenza di avere nuovamente un tale strumento che in determinate situazioni, una su tutte il lavoro domestico, il giardinaggio, lo stewarding nei concerti o negli eventi sportivi, servivano a remunerare quelle attività magari di 1 o 2 giorni, magari di qualche ora, che però evidentemente avevano una componente assicurativa, una componente previdenziale e soprattutto facevano emergere una parte di mercato che era destinata inevitabilmente a rimanere sommersa. L'altra novità del decreto semplificazione, che è quasi un ossimoro, pur non hanno semplificato, hanno abolito e hanno tolto il beneficio excursionis in caso di regime solidale tra committente e appaltatore. Questo cosa vuol dire? Che i lavoratori all'interno di appalti, soprattutto nell'edilizia, potranno tranquillamente aggredire direttamente il committente, non avendo più l'obbligo di un litisconsorzio necessario, cioè l'obbligo di chiamare in causa e il datore di lavoro effettivo e la catena tra subappaltatore, appaltatore e committente davanti al giudice. Questo determinerà evidentemente la committenza, una esposizione, una sovraesposizione ad eventuali inadempimenti degli appaltatori davanti ai quali spesso il committente non ha strumenti di controllo e di verifica. Avvocato Burzi-Ernutta, aboliti i voucher, il governo ha dovuto trovare delle alternative, sta cercando delle alternative. Si sta parlando dei cosiddetti mini jobs sul modello tedesco. Che cosa sono e cosa comporterebbe la loro applicazione? Sì, i mini jobs del sistema tedesco sono sostanzialmente una forma di rapporto di lavoro subordinato a costo agevolato per le aziende e caratterizzati da una limitata durata del rapporto, non più di 3 mesi, e comunque da un limite, da un tetto massimo al salario medio mensile, non più di 450 euro.
possono essere impiegate nell'ambito del sistema tedesco sia nell'ambito dei rapporti di lavoro tipici dell'economia domestica, penso al babysitter, al giardiniere, al badante, in tutti gli altri settori commerciali. Si tratta di modalità di forme di rapporto di lavoro subordinato, quindi i mini job, i lavoratori impiegati con mini job, godono delle stesse identiche tutele dei lavoratori subordinati. Possono quindi godere della tutela della maternità, della malattia e godono anche di ferie. È un regime completamente diverso rispetto a quello dei voucher, che come prima ci diceva è una modalità di pagamento del rapporto di lavoro accessorio, nell'ambito del quale la quota contributiva versata è finalizzata esclusivamente a fini pensionistici e versata alla gestione separata. Il sistema è diametralmente opposto, quindi probabilmente cambierebbe tutto. Resta probabilmente una considerazione di sistema da fare, che secondo me il problema non è le forme di flessibilizzazione che si creano, più che altro è l'abuso che di queste forme di flessibilizzazione, purtroppo per un malcostume culturale, in Italia spesso vengono messi in atto. Avvocato Zambelli, il grande problema oggi è la disoccupazione giovanile, come tutti sappiamo. L'Unione Europea, diciamo, si sta impegnando allo scopo di ridurla anche attraverso il Fondo Sociale Europeo, che ha predisposto degli specifici progetti. Ecco, ci può fare, non so, degli esempi, anche far capire come si può accedere a questi progetti, cioè come un giovane può sfruttarli? Ma in realtà in questo periodo di elezioni europee, dove spesso movimenti politici sono anti-europeisti e vogliono uscire e dall'euro e dall'Unione Europea, effettivamente il Fondo Sociale Europeo si è posto un problema e un progetto, che è quello cosiddetto Garanzia Giovani, dove effettivamente vengono stanziati dei fondi per una incentivazione mirata. Abbiamo avuto la stagione degli incentivi generalizzati, un po' a pioggia, prima del Jobs Act e durante il Jobs Act 2014-2015, evidentemente lo sforzo del governo era un po' trasversale. Il Fondo Sociale Europeo si pone il problema di contrastare il fenomeno dei cosiddetti NEET, cioè Not in Education, Employment and Training, cioè sono quei giovani dai 15 ai 29 anni che evidentemente hanno abbandonato un percorso formativo, non sono in una fase di apprendimento on site, on the job, e evidentemente sono anche disoccupati non avendo un lavoro. È gente che si è posta al margine del mercato del lavoro, più o meno consapevolmente, e che bisogna tentare di recuperare all'interno come energie vitali del mercato. E il Fondo Sociale Europeo consente per questa fascia di età di avere una decontribuzione appunto nei confronti dell'INPS fino a 8.060 euro all'anno per soli però 12 mesi, purché il contratto sia a tempo determinato più di 6 mesi, a tempo indeterminato o una forma qualsiasi di apprendistato. Evidentemente lo sgravio è a favore del datore di lavoro, che a quel punto abbatte il cuneo fiscale ed è a carico, o meglio, è onere dell'azienda farne richiesta all'ente previdenziale. Avvocato Bursier-Gnutta, in questi due anni si è parlato di flessibilità del lavoro e uno dei termini più legati appunto a questa flessibilità è stato lo smart working, quindi il lavoro agile, che è un istituto che in molti paesi è ampiamente diffuso. Ecco, in Italia come si sta diffondendo e in che modo è cambiato con il Jobs Act? Lo smart working, il lavoro agile, è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. In altre parole, si tratta di lavoratori che prestano la loro attività svincolati dai concetti tradizionali spazio-temporali, quindi non per forza nella propria sede di lavoro, non per forza nei canonici orari. In realtà con il decreto attuativo dello smart working non è ancora stato approvato ed è ancora in corso di approvazione da parte del Parlamento, quindi il Jobs Act non è ancora intervenuto particolarmente ed ecco perché le aziende sino ad oggi stanno ricorrendo allo smart working attraverso la contrattazione collettiva aziendale. Qualora dovesse essere approvato questo disegno di legge, cosa a questo punto molto probabile, quantomeno perché nelle ultime versioni non ci sono modifiche alla disciplina dello smart working, e i cambiamenti sarebbero tanti, perché nel disegno di legge è previsto che il patto di smart working venga
fatto tra lavoratore e datore di lavoro. Si tratta in sostanza di un accordo individuale nell'ambito del quale vengono disciplinate sia le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, sia i tempi di lavoro, sia i tempi di disconnessione degli strumenti di lavoro. Nello stesso patto individuale, che potrà essere a tempo determinato o a tempo indeterminato, addirittura si potranno prevedere le eventuali condotte sanzionabili per lo smart worker. Da questo punto di vista, per noi giuslavoristi potrebbe diventare veramente un istituto di grossa flessibilità nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato. Non da ultimo, e probabilmente forse la cosa più importante, nel momento di approvazione del disegno di legge, finalmente l'INAIL metterà realmente mano allo smart working, che per ora non viene in realtà trattato, viene trattato come se fosse un telelavoro, creando grossi problemi perché non c'è la reale individuazione di quelli che sono gli infortuni sul lavoro e come tale risarcibili dall'INAIL. Bene, faccio un'ultima domanda a entrambi e riguarda un po', diciamo, il bilancio a 2 anni da questa riforma, circa 2 anni dalla riforma. Qual è la vostra idea, quindi il bilancio che voi vi sentite di fare del Jobs Act? Anche pensando magari a quello che è stato fatto, cosa anche ancora c'è da fare? Potrei dire due o tre cose e potremmo anche stare qui per altre quattro trasmissioni. Jobs Act è una parola molto mediatica, in realtà è una norma che ha prodotto una radicale riforma del diritto del lavoro dopo 40 anni dall'emanazione dello Statuto dei lavoratori. Certamente se l'intento, per esempio, sul contenzioso determinato dai licenziamenti e aveva uno scopo deflattivo, l'obiettivo era raggiunto. Le statistiche dicono che sulla termination, il contenzioso relativo a contratti a termine e licenziamenti individuali collettivi, la flessione è addirittura del 70%, 69% qualcosa. E in generale il contenzioso è diminuito del 30%, per cui certamente se questo era uno degli obiettivi è stato raggiunto. Poi mi permetto di ricordare sia la riforma degli ammortizzatori sociali, del quale si è francamente abusato. Francamente abusato negli ultimi anni, e in situazioni forse le sovvenzioni delle casse pubbliche, certamente è stato messo mano anche la disciplina delle mansioni e quindi una norma che era il paradigma della rigidità del nostro ordinamento giuslavoristico è stata profondamente innovata, consentendo oggi una gestione dei rapporti di lavoro, anche dei profili professionali e delle carriere che ne sono alla base, onestamente molto più elastica e anche dotata di maggior buonsenso di un concetto di equivalenza professionale che aveva legato mani e piedi alle aziende e in determinate situazioni non consentiva, tanto che era nata la giurisprudenza del male minore, addirittura in determinate situazioni si consentiva il downgrade purché non si dovesse procedere a un licenziamento, quindi si arrivava a ipotizzare un ammutamento di mansione o ius variandi solo nella misura in cui fosse l'estrema ratio. E questo evidentemente aveva ingessato il tessuto produttivo del paese in un'ottica dove invece la velocità, la globalizzazione e l'innovazione determina facilmente addirittura l'obsolescenza dei profili professionali con cui qualcuno è stato assunto anche solo 5-10 anni prima. Prego, avvocato, lei cosa ne pensa? Probabilmente è presto per tracciare, diciamo così, un bilancio. Sicuramente non possiamo trascurare che siamo avanti a una riforma epocale. È una riforma epocale perché effettivamente il legislatore si è spinto lì dove sino ad oggi era addirittura inimmaginabile. È stato completamente riformato il sistema sanzionatorio dei licenziamenti per i neoassunti. È stato liberalizzato il contratto a termine se non imponendo dei limiti temporali e percentuali, è stata ulteriormente liberalizzata la somministrazione, per non parlare e ribadire il problema, appunto, la liberalizzazione dello ius variandi, comunque una liberalizzazione secca dello ius variandi, è stato rivisto l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori in merito al controllo a distanza. Veramente abbiamo ritoccato quasi tutto quello che era il sistema del diritto del lavoro, ancora gli ammortizzatori sociali e l'abrogazione sostanzialmente della cassa integrazione guadagni cosiddetta espulsiva, che era uno dei veri problemi, secondo me, di questo paese. Questi sono sicuramente gli aspetti positivi. Secondo me, purtroppo, c'è stato un aspetto negativo che però si affianca anche a un problema culturale.
per far superare l'antica concezione del posto fisso, il sistema duale di tutele che oggi abbiamo in campo, e cioè tutele differenziate a seconda del momento dell'assunzione, ha ingenerato un ingessamento del mercato del lavoro per coloro che erano già dentro il mercato del lavoro. Non è facile oggi per i lavoratori già assunti prima del fatidico 7 marzo 2015 accettare un nuovo posto di lavoro. Io credo che al giorno d'oggi bisogna superare il concetto tradizionale di entro in un'azienda e morirò in quell'azienda. Credo che la crescita di ognuno vada per il passaggio da un'azienda a un'altra, e purtroppo sotto questo profilo c'è questo effetto perverso della nuova disciplina delle tutele in caso di licenziamento. Bene, io ringrazio i nostri ospiti, l'avvocato Zambelli e l'avvocato Grazie. Bussi Ernutta. Invito i telespettatori quindi a recuperare e a leggere l'ampio dossier che appunto è sul Legal di aprile, che affronta il Jobs Act ma anche molti altri aspetti. E vi do appuntamento alle prossime interviste di Le Fonti TV.